Adesso qualsiasi insulto dite da adesso in poi è registrato. Se tu mi guardi vieni anche diviso. Vabbè, noi possiamo cominciare, e, poiché siamo una scuola di scrittura, che voi conoscete abbastanza bene, perché qui abbiamo due insomma, importantissimi rappresentanti della Omero, della primissima ora. Quindi la domanda è quasi, voi avete scritto il film insieme, c'è sull'ultima, sui titoli di coda, soggetto e sceneggiatura sì. Allora, per esempio, per cominciare, la prima domanda è, a chi, quando io leggo soggetto e sceneggiatura di, e sono più di uno, mi chiedo sempre, di chi è stata l'idea, come vi siete messi insieme, e come dire, perché fare proprio questo film, e non, come stavo dicendo anche prima, un film d'autore, un'esigenza di raccontare qualcosa, cioè, diciamo il primo incontro con Andrea, diciamo, in cui abbiamo buttato le cose, è stato in un bar vicino Campo dei Fiori, e in mezz'ora, in un'ora abbiamo cominciato a... e di fatto poi la sceneggiatura è venuta fuori in un mese, cioè è stata molto rapida, soggetto e sceneggiatura, ma si sono mossi con una grande rapidità, quindi io penso che adesso a posteriori credo che ci fosse un'urgenza per un'esigenza interna rispetto alla realtà che noi vediamo, di trovare una narrazione forte, qualcosa che ci coinvolgesse, così è stato, insomma. Andrea. No, sì, quello diceva lui, non è che ci sia, che poi fondamentalmente non è una storia a plot forte, perché l'idea era, raccontiamo appunto la forma, una storia di formazione, la formazione di un contenuto. E quindi in realtà è un film, una storia, che non è fatta, come dire, a incastro, insomma, è abbastanza lineare, succedersi di avvenimenti, di incontri, di stazioni, fino ad arrivare a una crisi che fa aprire gli occhi, fa prendere coscienza al protagonista, insomma, fa cambiare sguardo sulle cose. Quindi in realtà è più proceduto per accumulo, leggendo libri, biografie di pentiti, autobiografie di pentiti, biografie di non pentiti, mafiosi normali, biografie di giudici, affondando nel mondo della mafia e non solo, poi io dalle mie esperienze sceneggiatorie, quelle sì, televisive, diciamo, ho accumulato anche un parecchio materiale aneddotico, che in qualche modo nella Piovra non poteva trovare spazio, perché la Piovra è un racconto tutto diverso da questo, c'è, cioè, un racconto, un melodramma fatto di grandi personaggi, geni del male e eroi del bene, quindi Totorina e i Passarà o i Falcone, diciamo, mentre qui appunto la scelta era opposta, cioè era proprio i grandi eroi, i grandi antieroi si tirano dietro anche i grandi fatti eclatanti, quelli che sarebbero sulle prime pagine, diciamo. Noi invece qui volevamo dimostrare, volevamo inseguire la disumanità della mafia, di quel modo di vivere, di pensare, attraverso invece una vita qualunque, insomma, di un soldato. E io appunto avevo anche un po' nei cassetti una scorta di aneddoti, di suggestioni, di fatti veri o narrati, perché poi una delle cose abbiamo cercato di fare finché poi si, rispetto al scenario originale si è ovviamente persa, è rimasto solo in 2-3 punti. E anche il fatto che nello stesso mondo mafioso ci sono tante leggende, cioè, lo stesso fatto viene sempre raccontato in 2-3 modi diversi, è rimasto solo qui nella morte, nell'uccisione del maniaco di Rocco Pazzo, no? Ci sono delle due versioni, nel film l'avevamo data anche in un altro flashback, sempre perché è un mondo in cui, diciamo, chi gestisce la verità gestisce anche il potere, per cui la verità non si sa mai bene quale sia e dove si trovi, e anche quello ci piaceva raccontarlo, non so, ci interessava raccontarlo, come il fatto anche quello che firma i quadri dell'altro, no? Di nuovo appunto è un'appropriazione, cioè è una falsificazione della verità che diventa vera per prepotenza, perché comunque è accettata dallo stesso defraudato, insomma, che in fondo è meglio per lui, e tutti lo sanno, e poi lì quello è molto significativo, sono sicuro che si poteva fare un romanzo, insomma, cioè, sul rapporto fra il pittore e il boss che gli ruba la sua arte, no? Cioè, perché poi il boss lo fa pubblicamente, cioè non lo fa di nascosto, vuole che tutti sappiano che i quadri non sono suoi, ma che li firma lui e che per tutti sono suoi, cioè, che è, no? È un paradosso tipicamente mafioso, che è la,
quasi il Caligola di Camus, cioè l'assolutizzazione del potere. E spesso appunto nella mafia sono tante cose così, come l'altro episodio, quello dei ragazzini nel pozzo, che pure quello si ispira a dei fratelli, comunque la cosa che ci interessava lì era raccontare, cioè, questa storia della mafia antica, quella buona, che faceva giustizia, proteggeva le donne e i bambini, no? E abbiamo voluto mettere in scena appunto un episodio in cui la mafia viene chiamata a giudicare, e il personaggio di Butera proprio dice, no? Noi siamo qua per esercitare giustizia, a giudicare di questo fatto di questi bambini, però giustamente l'altro mafioso vincente, diciamo, cioè, gli dice, ma no, noi non siamo qui a giudicare se è lecito uccidere o no i bambini, noi siamo qui a giudicare del pozzo, cioè se è lecito averli buttati nel pozzo di quello là, ecco. Che poi, volendo esagerare, non solo i mafiosi ragionano così, cioè che i pozzi sono più importanti dei bambini, e adesso è una metafora forse esagerata, ma insomma le guerre ultime sono tutte in qualche modo indirizzate ai pozzi. Questo dei bambini in realtà mi ha fatto pensare a un fatto di cronaca che avevo letto, della madre di uno di questi mafiosi, no? Che poi è stata scippata, sì, e non è stato ucciso, sì. E anche quello dei quadri è un passo, sì, da un aneddoto vero, sì. Cioè, c'è un mafioso, no, non lo dire perché non vogliamo scorta, non ce la possiamo per me, diciamo, molti, quasi l'80%, sì, sono quelli che noi guardiamo rimaneggiato e diciamo estremizzato, reso più cinematografico.